sarete capaci di fare un po' meno rumore quando vi alzate. Potete sedere. Oggi ci eserciteremo in bella calligrafia. Mi raccomando, fate un buon lavoro, perché la forma dà corpo alla sostanza. Prego. Signorina, dove sono i suoi materiali? Non ha portato il foglio, il calamaio e lo stilo? La sua trascuratezza è inammissibile. A causa della signorina oggi sarete tutti interrogati. A partire proprio da lei, su tutto il programma dell'anno. Si alzi e venga qui, prego. Allora, signorina, iniziamo la verifica dal canto quinto dell'Inferno di Dante. Versetti 100-108. Prego. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e in modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amor perdona, mi prese del... Ma lei mi sta prendendo in giro, signorina? Vuol farmi credere che non si sono incise a fuoco nel suo cervello le strofe del più grande poeta del mondo di tutti i tempi? Ebbene, le darò una lezione molto severa oggi, più del solito. Alzi la mano destra. La prego, signor professore, la destra no, l'ha già colpita l'altra volta, colpisca la sinistra. La destra sì, invece. Così la lezione le si imprimerà ancor meglio nel cuore e nell'anima. Lei capirà e ricorderà i versi del divin poeta. Sulla mano destra. Mi prese del costui piacersi forte. E come vedi, ancor non m'abbandona. Back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Buongiorno ragazzi. Potete andare in bagno, per favore, proprio. Gioco di mano, gioco di villano, per favore. Lasciatelo stare, viene con voce, viene con voce. Dieci, no? Dai, la regola è una alla volta. Allora tu. Mettiti le pastiglie con la penna. Lo vuoi lasciare in pace anche tu? Ma qual è la parola che non capite? Una alla volta. Ragazzi, ma che è questa storia adesso? Abbraccio di ferro in classe! Ma voi forse lo state sbagliando, avete sbagliato film, questo non è Over the Top con Sylvester Stallone. Smettete, che ho detto già, usare prima te e poi... No, prima tu, insieme no. La prego. Ragazzi, mi state mandando ai matti, io non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Qui il passato e il presente. Ma come vorremmo che fosse il futuro della scuola? Lo abbiamo chiesto ad un professore e a due studentesse. Nome? Mi chiamo Gianina. Alessandro. Mi chiamo Alessia. Il tuo ruolo in questa scuola? Insegnante tecnico pratico di cucina. Studentessa. Rappresentante. Vice rappresentante. Ti piace questo istituto? Sì o no? Ni. Sì, mi piace questo istituto. Tanto. Perché? Beh, ci sono
aspetti positivi e negativi, come per tutte le cose. Perché comunque è una cosa diversa, è bello. Impariamo a cucinare, tante cose. Dando un voto da 1 a 10, come valuti la qualità delle strutture scolastiche? 4. 6. 5. Perché? Scritte sui muri, calcinacci che vanno via, porte malfunzionanti, infissi non curati, cartacce per terra, insomma questa è la normalità all'interno degli istituti scolastici. La media degli istituti italiani credo siano così, e ormai ci si è abituati credo ad uno standard molto basso di accoglienza. Perché comunque ci sono dei problemi nell'istituto. Fa schifo. Se avessi 100.000 euro da spendere per la scuola, dove li investiresti? Nei laboratori, rifarei un po' di cose nei laboratori. Laboratori e bagni. Farei una divisione di questi 100, le strutture fisiche, banchi, sedie, mura, imbiancature e altro, per rendere l'istituto più accogliente, come fosse una casa, insomma. La seconda parte sicuramente agli ausili didattici, e cioè lavagne elettroniche, computer, iPad e strumenti di comunicazione, diciamo, al passo coi tempi. L'altra parte, l'ultima, ecco perché sono insegnante di cucina, lo dico, in attrezzature tecnico-pratiche. Dai un voto da 1 a 10, quanto sono severi i professori? 8, cioè no, 7, pure 6. Anche 5, dai. 6, sono sufficientemente autorevoli, però quello che manca credo è una severità al passo con i tempi. Bisognerebbe puntare a livelli di autorità un po' più elastici. No, non sono tanto severi. Alcuni sì, alcuni no. Cioè, chi è severo? No, non so, proprio severi, no. Quanto sono pazienti i professori? 9. 9.5. Pazienti 10, direi. Quanto sono preparati i professori? 10? 9. 8. Preparati nelle proprie materie, credo tanto. Preparati nel saper comunicare queste informazioni, direi un po' meno. Dai un voto da 1 a 10. Quanto sono disciplinati gli studenti? 5. 4. Beh, 4, assolutamente 4. Disciplinati in che senso però, capiamoci? Innanzitutto io la disciplina la misuro all'interno di una classe, tra pari. Molto spesso non c'è quasi mai un senso di comunità, di fraternità. Prevale l'approfittarsi della situazione del più debole, discriminare perché c'è un'altra persona più debole o più esposta ai rischi. Ecco, c'è molto meno aiuto. Io in questo senso intendo la disciplina tra studenti. Quello che riguarda il recepimento delle regole comuni, anche meno del 4. Quanto sono attenti in classe gli studenti? 0. 5, ma con molte attenuanti per gli studenti e le studentesse. Perché nella maggior parte dei casi i docenti hanno un livello di comunicazione troppo arcaico per loro. Ecco, si usa sempre meno lo strumento digitale di comunicazione, i social network, i documenti digitali, ipertestuali, e si usa sempre la carta, strumenti che non sono più adatti a comunicare con le nuove generazioni. Quanto si applicano allo studio a casa gli studenti? 0. 1. Molto poco, sempre per il discorso che facevo prima. Primo perché gli strumenti che gli diamo sono molto e troppo vecchi. Non si può pretendere che uno studente medio di oggi, che è abituato a passare ore davanti a un PC, cambi lo strumento e si metta a lavorare su un libro. Il modo in cui i ragazzi e le ragazze oggi recepiscono le informazioni è del tutto cambiato. In cosa dovrebbero migliorare i professori? Più severi. Sì, un po' più severità. I professori anzitutto dovrebbero sentirsi meno distanti dagli studenti. Molti si sentono, credo, molto vecchi rispetto allo studente, ed è sbagliatissimo. Bisognerebbe trovare dei canali di comunicazione che riescano a livellare i bisogni degli studenti e quelli dei docenti. E poi c'è un'altra cosa di fondo: il rapporto numero di docenti, numero di studenti è troppo alto. In cosa dovrebbero migliorare gli studenti? Un po' più di studio. Anche loro dovrebbero cominciare a pensare che i docenti, i professori e le professoresse sono delle persone come loro, che hanno vissuto i loro stessi problemi e le loro stesse dinamiche relazionali. Quindi cercare di capire che di fronte si ha una persona che ha voglia di dare qualcosa, e quindi bisognerebbe trattarli con un po' più di parità. L'atteggiamento che proprio non sopporti in un prof è... quando mettono note perché si incavolano in roba... Tipo varia. C'è il sole e ti mettono una nota. Ma non avete chiesto su severità? Sì, però severità, però anche giustizia. Se uno esclama c'è il sole in classe, io se mi mette la nota...
Con tanto amore, prof. Essere troppo severo rispetto a delle richieste eccessive. Ogni studente e studentessa ha delle particolarità e ha dei bisogni particolari. Se non si riesce un minimo a mettersi in contatto con la singola persona, allora tutto diventa molto standardizzato e a volte per facilità il professore tende a dire sì, tu hai studiato o no, tu non hai studiato. Bisognerebbe capire che ogni persona fa dei progressi a modo suo e bisognerebbe capire qual è quel modo. Il rapporto tra numero di docenti e numero di studenti a volte è troppo elevato, quindi è difficile che un professore o una professoressa riescano ad entrare in contatto vero con le persone che ha di fronte. L'atteggiamento che proprio non sopporti in uno studente è... la prepotenza. Quello di rinuncia. Gli studenti dovrebbero capire che comunque le persone che hanno di fronte, i docenti, hanno qualcosa da dare ed è brutto, anzi bruttissimo, insopportabile avere un atteggiamento di chiusura, come dire tu fai quello che vuoi, io rimango qui sulla mia posizione e non cambierò mai. Cellulare in classe, come risolveresti il problema? Vero Alessia? Non ce l'ho più. Ma l'hanno sequestrato, quindi adesso sto più attento. Secondo me il problema è risolvibile. Se dovessi vedere uno studente che ha il cellulare in classe, lo prenderei e lo lancerei dalla finestra. Quello è l'istinto iniziale. Oppure canalizzare l'utilizzo più che del cellulare, ma del telefono, che oggi è diventato un ipertesto, cioè l'utilizzo per esempio di internet sul cellulare lo condivido, ma solo se è socializzato all'interno della classe, cioè se tutti lo utilizzano per uno scopo ben preciso. La materia che ti piace di più è... Cucina. Perché mi piace cucinare. Perché Alessia? Perché Ida. Perché si mangia. In assoluto, beh, direi la mia, in effetti. Però credo... non lo so, credo tutte, cioè tutte le materie hanno qualcosa da aggiungere alla formazione personale, quindi non farei una classifica. La materia che ti piace di meno è... inglese. Francese, perché comunque sono legata. Non lo so, direi la matematica, così per istinto. Però ho capito negli anni che forse la matematica è la materia che mi piace di più. Un po' paradossale quello che dico, però in effetti è così. Secondo te la scuola è in crisi? Da tanto tempo, da troppo tempo. Vengono spesi sempre meno soldi per l'istruzione, vengono formati sempre meno i docenti. È come se in effetti il nostro paese abbia rinunciato a capire che fare un investimento sulla formazione delle persone vuol dire fra 20 anni trovarsi dei cittadini consapevoli che tratteranno meglio il nostro paese. Nella scuola dei tuoi sogni ci sarebbe... più ore di pratica. Un numero elevato di professori rispetto al numero di alunni, attrezzature per poter attivarsi praticamente in tutte le discipline, molta più apertura mentale, molta più libertà di movimento degli studenti e molta più saggezza nei professori che sappiano capire bene chi hanno di fronte. Nella scuola dei tuoi sogni non ci sarebbe... matematica, inglese, francese. Non ci sarebbero scritte sui muri, a meno che non siano artistiche e non le vogliano gli studenti, non abbiano deciso tutti insieme di volerle fare. Non esisterebbe l'indifferenza, la discriminazione, la violenza e soprattutto la mancanza di dialogo. Il tuo piatto preferito? Carbonara. Pasta alla bolognese. Anche in questo caso direi tutti, perché quelli fatti, i piatti fatti bene sono buoni tutti, però in particolare amo la carne e una bistecca poco cotta. Quello che sai cucinare meglio? Pasta alla bolognese. Pasta alla bolognese. Un po' tutto se fatto con passione, e quella è la chiave per realizzare le migliori ricette, metterci amore. I muffin, che mi piace tanto ultimamente mangiare. Quello che ti viene peggio? Maionese. Non lo so. Beh, stamattina con i miei studenti è venuta malissimo una crostata, la pasta frolla. Il verso dell'aquila. Il verso del maiale. Il verso del coccodrillo. Coccodrillo, oddio, non lo so, come fa? Lo dicono tutti, non lo so. Saluta il professore. Ciao professore. Saluta le studentesse. Ciao ragazze. Grazie per aver partecipato a questa intervista. Prego.